Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della voce di testa. Canta, Cantare in libertà. Bene ragazzi, che cos'è questa famosa voce di testa? Ognuno di noi ha sentito parlare spesso della voce di petto, la voce di testa, il falsetto. Questi sono tutti registri vocali. Che cosa si intende? Cioè, dove la voce ha una sorta di omogeneità nei suoni. Cioè, la voce di petto è quella zona più scura della nostra vocalità e si chiama voce di petto perché quando noi parliamo o siamo in una zona centrale, sentiamo proprio vibrare il petto. Provate a mettere una mano sul petto, e parlate normalmente, sentirete vibrare il petto. Poi, man mano che noi andiamo verso una zona più acuta, verso la voce di testa, sentiamo che questo petto non vibra più, perché la risonanza passa, diciamo, nella zona di testa. Ma in realtà, se noi ci pensiamo, le corde vocali sono situate all'interno della laringe, che si trova qui, quindi l'aria andando verso l'alto sfrutta le cavità di risonanza per uscire e quindi risuona tutta nella testa, anche quella che si chiama voce di petto. Quindi per differenziare queste due voci più acute e più gravi, hanno pensato di chiamarla voce di petto perché si sente anche la vibrazione nel petto e voce di testa perché sfrutta soprattutto le risonanze della testa e il petto non si sente più risuonare. Ci sono inoltre molte teorie su questi vari registri vocali. C'è chi associa la voce di testa al falsetto, ad esempio. Quindi si sente spesso parlare gente che dice che la voce di testa è la voce, questa leggera del falsetto. Ci sono varie teorie, ma in realtà quello che io dico è l'importante capire quello che si fa e come lo si fa. Io vi dico la mia. La voce di testa rientra nel registro della voce piena, cioè dove la voce è sempre collegata. Che cosa significa? Le nostre corde vocali funzionano per battimento, significa che si uniscono e iniziano a vibrare. Questo comporta la voce piena, mentre quando noi andiamo in falsetto, queste corde si distanziano e quindi funzionano più distaccate rispetto alla voce piena. Quindi noi quando andiamo in falsetto sentiamo una voce più ariosa e priva degli armonici invece che ha la voce piena. Ad esempio, voce piena, falsetto si distacca la voce. Quando noi andiamo da un punto più basso a un punto più alto della nostra vocalità, ognuno della propria vocalità, possiamo avvertire questo stacco proprio delle corde perché la voce arriva a un certo punto e va in falsetto. Può capitare. Sentite? E fa questo scatto, questo scalino. Nella voce di testa questo non deve avvenire. Quindi noi dobbiamo cercare di collegare attraverso anche il registro misto, è una puntata che già di cui già abbiamo parlato, magari vi lascio un link in descrizione, cerchiamo di collegare la voce di petto alla voce di testa. Quindi sarà. Sentite che questa voce rimane nel registro della voce piena, mentre il falsetto si scollega. Vi faccio sentire un esempio di una canzone molto bella che conosciamo tutti, All of Me, di John Legend. E sentite prima la voce di testa, che è questa. Oh, give me all of you, cause on the table we both showing heart. A whiskey around his heart. Bene, si capiva come la voce era una voce piena, anche se risuonava molto in alto nel registro di testa. Sentiamo invece se facciamo scollegare le corde e quindi andiamo in falsetto. Ascoltiamo. Give me all of you, cause on the table we both
visto la voce era molto più ariosa e meno compatta, diciamo così, come invece sentiamo nella voce di testa. Per accorgerci quando siamo nella voce di testa e invece quando siamo nella voce di petto, stiamo parlando di voce piena, mettiamo sempre la nostra mano sul petto e partiamo da un suono comodo del parlato, dove sentiremo vibrare il petto. Andando verso l'alto sentirete sempre meno la vibrazione nel petto fino a che scomparirà. Vuol dire che saremo completamente in una voce di testa. La voce di testa non interviene subito, immediatamente, ma inizia piano piano la nostra voce a lasciare il petto fino a che arriva alla zona di passaggio e poi va completamente nella testa. Proviamo insieme. Questa è la mia voce di testa, poi di là si può ancora salire, ma io facendo non sento più vibrare il petto, quindi sicuramente sto utilizzando la voce di testa e non il falsetto, che sarebbe altrimenti dove la voce si scollega. Per abituarci a passare nella voce di testa senza restare nella voce di petto, perché l'errore potrebbe essere di salire forzando la nostra voce, quindi impiccandoci, come si dice in gergo, poi la prossima volta, la prossima puntata, vi farò proprio fare degli esercizi, dei vocalizzi mirati per curare bene la voce di testa. Quindi rimanete collegati, perché la prossima puntata faremo dei vocalizzi dedicati alla voce di testa. E il consiglio che posso già darvi è quello di alleggerire molto quando saliamo, non cercando con la forza di arrivare ai suoni più alti, anche perché i suoni sono tutti sul piano, come il pianoforte, quindi sono tutti, non c'è bisogno di fare movimenti con la testa oppure forzare con la voce, ma si deve soltanto, diciamo, creare una voce omogenea in tutte le sue parti, in tutti i suoi registri. Usare la voce di testa, tra l'altro, negli acuti è molto importante per non percepire la fatica di quando si canta. Infatti, quando noi sentiamo cantare una nota acuta con forza e con fatica, non è quasi mai una voce bella da sentire, ma è bello vedere un cantante che canta tutte le note, sia acute che gravi, stando e rimanendo rilassati. Quindi io vi consiglio di cantare utilizzando tutti i vostri registri, farlo bene per godere proprio del vostro canto.